Quest'oggi lasciamo perdere tutti i preparativi che riguardano l'arca del diluvio, questi animali, quindi dalla linea 72 alla linea 97, lasciamo stare perché il tempo non ci permette di toccare questo elemento. Diventa più importante vedere quello che è successo dopo il diluvio. Tutti quanti sappiamo come le cose sono andate, stando al racconto. A un certo momento l'arca si posa sulle montagne dell'Ararat e prima Noè fa uscire il corvo, poi la colomba, la quale torna indietro con un rametto d'olivo e questo sta a dire a Noè che la terra è asciutta, gli alberi hanno ripreso a fiorire. E quando lui manda per la seconda volta la colomba non torna più, allora decide di uscire dall'arca, il che ci sta a dire che l'arca non aveva finestre. Non poteva vedere come andavano le cose. Siamo alla linea 100. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca, tu e tua moglie, i tuoi figli, le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali di ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli, tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore. Questo è il primo altare della storia, secondo la Bibbia. Prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare. Capite che questo testo dipende da quel rattoppo che dice che ne ha infilati dentro sette di puri. E uno di impuro, sette coppie di puri e una coppia di impuri. Nel racconto originario questo versetto non c'era, perché se Noè si mettesse a sacrificare una coppia, perderebbe la specie di quell'animale. Allora, se noi dovessimo raccogliere tutte le toppe che dipendono da quella specificazione, sette coppie di animali puri e una coppia di animali impuri, ricostruiremo un altro racconto del diluvio che risale più o meno al VI-V secolo avanti Cristo, cioè in una situazione dove ormai il culto del Tempio di Gerusalemme era stato vissuto in maniera completa. E c'era questa profonda nostalgia per questo culto perché proprio in quel periodo che vi ho indicato gli ebrei erano schiavi in Babilonia. Questo è il periodo in cui il testo del diluvio antico viene rattoppato con queste aggiunte. Probabilmente la nostalgia di Gerusalemme ha fatto sì che venissero fuori questi elementi cultuali. Allora Noè dunque edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Nessuno si commuove, giustamente. Questo testo è stato steso dopo il ritorno degli ebrei da Babilonia. Quando vengono loro nel 536 liberati da Ciro, loro comprendono che allora quando Dio punisce, non stermina, castiga sì, castiga sì. Ma li ha fatti ritornare a Gerusalemme, li sta aiutando a riedificare la città, il Tempio. Dunque Dio capisce il male dell'uomo,
capisce la sua fragilità e comprendendo questa situazione, l'ebreo comprende anche che Dio aiuta il peccatore. Loro sono peccatori, sono stati spediti in esilio. Vengono poi rispediti a Gerusalemme e loro sono sempre gli stessi, non è che siano cambiati. Allora la riflessione diventa abbastanza semplice. Dio non accetta che noi pecchiamo. Non è bene che noi facciamo il male. Però Dio ci comprende. Dio sa capire la fragilità delle persone. Il fatto che noi torniamo da Babilonia peccatori come siamo andati e che Dio ci aiuti adesso a riedificare le nostre case, le cinta muraria della città, ci aiuti ad edificare il Tempio, allora vuol dire che Dio castiga per correggere, non per sterminare. E allora nasce questa specie di riflessione isteron proteron, cioè la riflessione di oggi la si prende, la si trasloca in questo lontanissimo passato e si fa dire a Dio. L'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate ed inverno, giorno e notte, non cesseranno. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. È la stessa benedizione che viene data alla coppia originaria. Ma vorrei che teneste presente ciò che è stato detto alla linea 102 e ciò che viene detto alla linea 110. Alla linea 102 si dice semplicemente che tutti gli animali siano fecondi e si moltiplichino, ma non sono oggetto di benedizione queste cose. Mentre invece la linea 110 si dice che la fecondità della coppia, cioè dell'umanità in questo caso, è comunque sempre una benedizione, nonostante il peccato. Allora potremmo dire che ci sono alcuni elementi nella vita delle persone che appartengono all'origine dell'umanità, questa benedizione nel donare la vita, questa specie di dono divino che l'uomo e la donna portano con sé, nonostante i loro limiti, le loro cattiverie, i loro peccati. Questo è un filo rosso che lega l'umanità di tutti i tempi all'umanità originaria ed è un segno del divino nell'uomo che non è stato toccato da nessuna cattiveria dell'uomo. Dio l'ha sempre conservata, questa benedizione. Se mi permettete una battuta, ma vorrei essere capito, non frainteso, la sessualità è ciò che è rimasta immune dal peccato delle origini. Perché da allora a dopo mantiene sempre la stessa fisionomia. È una benedizione. Benedizione per Adamo ed Eva prima del peccato, benedizione per Noè e i suoi figli, anche dopo il peccato e dopo il diluvio. E se cominciamo a fare delle riflessioni su questi dati, che sono dati, probabilmente dovremmo rivedere certi nostri modi, anche cattolici, di accostarci a questo tema, sia in ambito teologico, sia in ambito morale. Ma cosa volete? I biblisti sono sempre, veniamo trattati sempre come gente da guardare con sospetto. Ma noi non facciamo altro che far parlare i testi. I testi dicono questo. Abbiamo invece nella storia caricato questa dimensione umana di responsabilità eccessive, scaricando su questa dimensione umana tante cose che a questa dimensione non appartengono. Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche, in tutto il bestiame, in tutti gli uccelli del cielo.
quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere. Ma questo non occorre, c'era già l'inizio dell'umanità. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. Cioè, si torna alla situazione originaria. Bene, quanto si muove e ha vita vi servirà da cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Se voi andate a vedere il primo racconto della creazione, il cibo dell'uomo sarebbero i vegetali. Qui iniziano le fiorentine. È un piccolo segno, è una specie di input, ma noi abbiamo uno squilibrio. Qui, per esempio, nell'ambito originario non c'è una specie di competizione tra l'uomo e gli animali, l'uomo che li insegue e gli animali che scappano perché sanno che se l'uomo li becca li fa diventare cibo. Qui invece c'è. È dunque un disordine ulteriore che ci troviamo a constatare dopo il diluvio. No, questo è il Nefesh. La Ruach, perché è femminile, è un dono diretto da Dio alle singole persone per compiti di un certo tipo. Oppure la Ruach si manifesta in quelle grosse tempeste che cambiano gli eventi degli uomini, bloccano un esercito, distruggono una città. Lì c'è lo spirito di Dio. Mentre invece ciò per cui una pianta vive, un animale vive, una persona vive, si dice nefesh. Questo è il nefesh, il respiro. Prova ne sia che la parola nefesh, nafshi, il mio spirito, molto spesso equivale al pronome personale, hani, io. Dire il mio spirito significa dire il pronome personale io. L'anima mia magnifica il Signore e il corpo, niente. Traduzione corretta sarebbe io magnifico il Signore. E il mio spirito esulta nel mio Salvatore. No, io esulto nel mio Salvatore. Prego. No. Perché nell'Antico Testamento la Ruach è di genere femminile ed è una cosa, è una caratteristica di Dio. Invece lo Pneuma nel Nuovo Testamento è la persona della Trinità. Cioè una persona, non è una cosa. È ciò che lega il padre e il figlio. Questo legame non è una cosa, ma è una persona. No. Fatto sta che noi potremmo dire che la Ruach dell'Antico Testamento è tipos, è orma dello Spirito Santo. Quando voi camminate sulla spiaggia, lasciate le vostre orme, vero? Quelle non sono il vostro piede, però io potrei ricomporlo studiando le orme. Ma l'orma è orma. E il piede è piede. Ecco, la Ruach, come il Nefesh, sono orme di quella verità che troviamo nel Nuovo Testamento. Quindi, studiando queste orme, posso intuire ciò che verrà dopo, ma non posso confonderlo con ciò che verrà dopo. Io cammino con i piedi, non con le orme. Bene. Tenete da conto questo concetto perché i padri della Chiesa, prima di trovare questa spiegazione del concetto di tipologia, hanno impiegato un secolo e mezzo. Noi invece in 10 secondi l'abbiamo bruciato. Tornando a noi.
soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il sangue. Chiaro che si tratta di cibo. Mangiare la carne con il sangue non va bene. I nostri amici, testimoni di Geova, da qui hanno ricavato invece il precetto che le trasfusioni non bisogna farle. Che oggi le trasfusioni siano pericolose è vero, ma fondare la proibizione delle trasfusioni su questo testo è assurdo. Fonda il sospetto delle trasfusioni sull'esperienza che l'umanità ha avuto in questo secolo. Ho capito io, è un trapianto, ma non è un cibarsi. Cioè voglio dire che non si può prendere un testo, poi lo si manipola come si vuole e poi lo si fa assurgere a comandamento biblico. Quello che qualche volta fanno anche i cattolici. Voi sapete che io sono molto severo per quanto riguarda il culto di latria a Dio, il culto di iperdulia a Maria Vergine e il culto di dulia ai santi e tutte le devozioni personali. Tutti quanti sanno che sono molto severo su questo. E allora c'è un tizio che forse non digerisce bene questa chiarezza, dove ognuno ha il suo ruolo, il suo posto. E mi ha scritto una lettera pesante, dove dice che noi dobbiamo mettere Maria accanto a Dio, proprio perché è scritto nella Bibbia che Dio è Padre. Ma Gesù sulla croce, consegnando Maria al discepolo che Gesù amava, dice: ecco tua madre. E siccome il discepolo che Gesù amava rappresenta la comunità cristiana ha un padre e una madre, e quindi Maria va messa accanto a Dio. Sapete cosa si chiama questo? Politeismo. Siamo come gli ebrei di Elefantina, dell'isola di Elefantina, che avevano Yahweh e la Yahvessa, perché era impossibile avere un uomo senza una donna, un dio maschio senza una dea femmina, e allora gli hanno messo la moglie. Così anche noi, impossibile avere un papà senza una mamma, e quindi chiamiamo Dio padre e non gli togliamo niente, perché nel Vangelo di Matteo è scritto: non chiamate nessuno padre se non Dio. Siccome per essere figli bisogna avere anche una mamma, allora prendiamo Maria, la mettiamo accanto a Dio, sullo stesso piano. Cosa faccio? Io cosa gli rispondo a sto qua? Le dico che ha la testa svitata. Non posso, lo offendo. Non si può rispondere. No, ecco, gli manderò 2 o 3 indirizzi di qualche psicoterapeuta che vada ad aggiustarsi qualche complessino, non lo so. Ma guardate che di questi cattolici ne abbiamo diversi, anche qui a Pordenone, perché questo è un signore di Pordenone. Se noi abbiamo quel tanto minimo di pulizia mentale, sappiamo distinguere fra ciò che è Dio come padre e dal valore della parola madre data a Maria Vergine. Vorrei che teneste presente questo dato. Maria è madre di Gesù, della persona di Gesù, che è uomo e Dio. Dire Maria madre di Dio è mezza eresia. Come dire Maria madre di Dio è mezza verità dogmatica. Cioè bisogna essere un pochettino attenti. È vero che Maria è madre di Dio, ma in questo senso è madre di Gesù, che è uomo e Dio. Quindi lei è madre della persona, questa persona ha 2 nature. Per questo è madre anche di Dio.
Seconda cosa, ai piedi della croce, Maria non diventa madre mia o tua. Maria diventa madre della Chiesa, che è un'altra cosa. Non so se ho reso l'idea. E poi bisogna anche avere questo buon senso, oltre che a chiarire queste piccole cose, bisogna avere questo buon senso, mai, assolutamente mai, scambiare lo Spirito Santo con Maria Vergine. Perché esiste tutta una serie di linea devozionale che attribuisce a Maria quello che invece è il compito dello Spirito. Maria nostra consolatrice, no, aspetta un momento. Se tu mi fai la battuta di religiosità popolare, mi va benissimo. Lo puoi dire, cantare, pregare finché vuoi. Ma se lo fai a livello di affermazione teologica, sei prossimo all'eresia. Perché il consolatore, l'unico consolatore, l'altro consolatore, perché ce ne sono solo due, uno è Gesù Cristo e l'altro consolatore è lo Spirito, non è Maria Vergine. Allora distinguiamo, se vogliamo fare le affermazioni pressapochiste che fa tutta la buona gente, mi va benissimo. Ma quando questo lo si affronta a livello teologico, dire che Maria è ausiliatrice, consolatrice, è eresia. Io scuso tutto. È Dio. Lo Spirito è in greco. Lei sta dicendo in greco quello che io ho detto in italiano. Sì? Lei ha mai provato a piangere, a sentirsi accarezzare da una persona che le dice coraggio? Questa è la consolazione. No, teologicamente le cose sono ben più chiare. Io ho paura di morire. Lei non lo so. Mi risponda, lei ha paura di morire? Io sì, perché la morte fa paura a tutti. Se uno mi dice non ho paura della morte, ci credo poco. Allora, va bene. Di fronte alla morte, diciamo normalmente, tutti abbiamo un certo che. Va bene fin qua? Ci sono, non è la normalità, ma ci sono. La normalità è che di fronte alla morte tutti abbiamo un profondo disagio. Poi, non lo so, una fidanzata per amore del fidanzato morto vuol ricongiungersi a lui, si ammazza. E io ero studente a Roma, mi ricordo ancora che quel carabiniere ucciso a Piazza dei Caprettari dalle Brigate Rosse è stato accompagnato dalla ragazza perché era venuta su per i funerali, celebrato i funerali di lui. Al mattino, al pomeriggio, erano in albergo questa famiglia con papà e mamma, con la ragazza che era fidanzata del defunto. Loro hanno avuto un momento di disattenzione, lei dal quinto piano si è buttata e lasciando scritto un bigliettino: non posso stare lontano da lui. Questo può capitare. Sono gesti di amore che giudicarli sarebbe temerario, perché solo Dio sa ciò che è capitato dentro a quella persona. D'accordo. Esclusi questi casi, teniamo presente che di fronte alla morte tutti abbiamo l'angoscia. C'è niente da fare, chi più, chi meno, alle volte di più, alle volte di meno. Paolo ci dice che se noi ci rendiamo conto e facciamo esperienza che lo Spirito Santo abita in noi, Romani capitolo 8, noi abbiamo la sicurezza, proprio perché il mestiere dello Spirito è quello di risuscitare, e lo abbiamo visto nella persona di Gesù, è lo Spirito che lo ha risorto,
quello stesso spirito abita in me. Questo mi consola, perché allora ho una sicurezza che la morte non sarà l'ultima tappa della mia esistenza. Non è l'ultima parola su di me, perché ho lo spirito che me lo farà superare. A livello teologico è giusta la tua osservazione, Eugenio, ma io sono uomo, sono anche carne. Anche ho dubbi di fede, pur essendo prete, qualche volta qualche punto di domanda viene anche a me. Cioè, la fede non è una specie di monolita precisissimo che ti viene scaraventato nel tuo mondo interiore e resta preciso e perfetto per sempre. Riusciamo a farlo crescere, riusciamo a farlo maturare, qualche volta per tutta una serie di esplosioni ormonali scende, poi cresce. Quindi sì, siamo credenti, ma esiste questa fluttuazione. Così anche la sicurezza che noi risorgeremo non dovrebbe farci piangere ai funerali delle persone care, eppure siamo delle gorne, vero? Io ho pianto quando ho celebrato il funerale di mio padre, ho celebrato il funerale di mia madre, venivano giù gratis, non riuscivo a fermarle. Allora io direi così, quello che tu dici è sacrosanto. Però teniamo presente che abbiamo una umanità che non sempre è all'altezza di ciò che crediamo a livello spirituale. Abbiamo un'umanità fragile, debole, che un po' malata, che abbiamo bisogno di prenderla, curarla, sostenerla. E poi bisognerebbe aggiungere che uomo è anche Dio, un po' troppo lunga, allora si accorge e si dice madre di Dio. L'importante è sapere che cosa si sta dicendo, perché non è madre di Yahweh, non è madre del Padre, è madre di Dio in quanto è madre di Gesù Cristo. Questo è importante. È un'affermazione giusta ed è un'affermazione sbagliata, dipende dall'angolatura. Io non posso, per esempio, come cattolico, non posso pretendere di essere salvo se non accolgo la maternità divina di Maria, la verginità di Maria, l'assunzione di Maria, cioè se non fanno parte del mio credo queste verità che sono tipiche di questa donna. Non posso salvarmi, perché per salvarmi devo avere un credo, cioè un deposito di fede che sia completo. Fa parte di questa completezza queste verità di fede su Maria Vergine, prima cosa. Seconda cosa, io non posso salvarmi se non tengo presente il ruolo che questa creatura, sia ben chiaro, ha all'interno della Chiesa. Perché, volenti o nolenti, ragazzi, il primo miracolo è stata lei a strapparglielo al figlio. C'è niente da fare. Il figlio gli ha detto fuori dai denti, non sarebbe la mia ora. E l'altro gli ha detto, dati da fare lo stesso. E il ragazzotto piazza il miracolo. Ma è stata lei. Dunque, c'è qualche cosa di importante. Poi teniamolo presente che se lei avesse detto di no a Dio, Gesù, metterla da parte non va mica bene, non fa parte del nostro credo. Farla diventare sostitutivo di Gesù Cristo, che è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Questa è parola di Dio. Non si scherza con la Bibbia. La Bibbia afferma che esiste un unico mediatore fra Dio e gli uomini, si chiama Gesù. Punto. Che poi lei cooperi nell'opera del figlio, nessuno esclude. Nessuno può escluderlo. Perché? Pensate che quanti di noi sono mediatori di salvezza per altri. Cioè sono quel canale che Dio sceglie per far arrivare ad una persona in quel momento e in quel modo la sua salvezza.
Paolo dice infatti che Dio è presente in tutti, agisce per mezzo di tutti e via discorrendo. Non accettare che Maria Vergine sia un canale, anzi il canale privilegiato fra le creature con cui Dio mi raggiunge, non fa parte del credo cattolico, rifiutare questa verità. Sì, rifiutare questa verità significa non essere cattolici. Porre dopo, ripeto, Maria al posto di Gesù Cristo, Maria al posto dello Spirito Santo, qui c'è un qualche cosa che esorbita da quello che è la nostra fede. Sarà un'altra fede, io la rispetto, ma non è cristianesimo. Tantomeno è cattolicesimo. Su questo dobbiamo essere sempre chiari. Potremmo dire così: fatto salvo Dio, il primato assoluto di Dio, tra le creature Maria è la prima in assoluto. Su questo non c'è dubbio. Chi è il più grande discepolo? Maria Vergine. Chi è che guida l'umanità alla salvezza come prima creatura? Gesù Cristo è uomo e Dio, ma come pura creatura la prima persona è lei. Su questo non c'è difficoltà. Ma ripeto, da collocarla prima fra le creature, prima tra le persone salvate, prima fra i discepoli, e collocarla invece accanto a Dio, ecco, dobbiamo essere equilibrati. Sì? Non c'ero. Non lo so spiegare. Assunzione vuol dire che è risorta, appunto, e basta. Sì? Basta. E lei come ha la prova che Maria è vergine? È un dato di fede. Il dato di fede è una realtà che in parte è testimoniata, quindi esiste questa testimonianza. E in parte mi fido di chi me la testimonia. Se no non è dato di fede, è dimostrazione. E la dimostrazione non è un atto di credere. Come è risorto Gesù Cristo? Ma che ne so io? Io so che è stato sepolto. Hanno visto il sepolcro vuoto, poi è apparso. So che non è stato rubato. So che le apparizioni non sono allucinazioni, non posso dire altro. Poi che lui si è evaporato tra le bende, che sia diventato energia, che poi lui abbia mangiato il pesce dopo risorto. Ma io infatti dico sempre, qual è il gabinetto, la toilette dove Gesù è andato a dismangiare il pesce che ha mangiato? Perché se no ce l'ha ancora sullo stomaco. Mi spiego? Ma che ne so io? Non lo so. E poi chi ha detto che il corpo glorioso metabolizza il cibo come metabolizza il cibo il nostro corpo mortale? Che ne so? Non so niente. So che è un corpo, perché poteva essere abbracciato. Maria Maddalena lo fa. È un corpo perché può essere baciato, è un corpo perché Tommaso poteva toccarlo. Infatti Gesù gli dice, metti qua. Poi lui non lo fa, ma è un corpo concreto perché mangia. Però è un corpo strano perché passa attraverso le porte chiuse. È un corpo strano perché non viene riconosciuto immediatamente. Di più non lo so, non c'era. Maria è assunta in cielo, sì. Questo lo dice fin da subito la Chiesa nascente. Come è avvenuto? Non lo so, ci sono le stupidaggini che scrivono i Vangeli apocrifi, per cui Giovanni era lì sul tetto addormentato e gli angeli gli fregano Maria Vergine sotto il naso, lui non si accorge, per cui guarda, vede su che già è al terzo piano di salita dell'ascensore. Che ne sappiamo noi? Non capisco perché dobbiamo... No! Lui dice non vi lascerò orfani. Cioè dopo di me
perché lui parla dell'altro consolatore. E nella prima di Giovanni Gesù viene chiamato il consolatore, lo spirito è l'altro. Quindi quando Gesù cessa di essere con noi, noi diventeremo orfani. E Gesù dice: non vi lascio in questa situazione. Come cesso io, vi spedisco l'altro. Anche te. Anche te. Quando tu consoli l'Elisabetta, tu sei strumento dello Spirito. Quando Maria, che so io, a Lourdes dice questo, questo e questo, anche lei fa parte di questa opera di consolazione dello Spirito. Quando il prete, senza conoscerti, ti piazza una di quelle prediche che tu senti tue, Dio si è servito di lui per consolarti. Che ne sappiamo noi quali sono gli strumenti che Dio adopera per consolarci? Quando tu fai l'esperienza di consolazione, sappi che hai in qualche maniera toccato lo Spirito Santo. Questo è il discorso. Catari. Sì, quando faremo la lezione storica sulla storia della Chiesa e le sue eresie, tratteremo anche di questo. Adesso ci fermiamo qui. Beh, in cielo io penso sia andato anche Tommaso, che era pieno di dubbi. Non solo, ma le dirò di più. Che se lei legge con attenzione la parte finale del Vangelo di Matteo, è scritto che Gesù diede appuntamento ai suoi apostoli sul monte. Probabilmente loro lo conoscevano, noi non sappiamo più quale fosse. E lì dice che quando lo videro, alcuni si prostrarono, verbo greco è proskineo, che vuol dire l'atto di adorazione. Altri dubitavano, e guardate che è un imperfetto, cioè è un tempo lineare, non si parla di un gesto di dubbio, si parla di un atteggiamento di dubbio. Quindi Gesù si trova di fronte a un collegio apostolico spaccato a metà. Qualcuno che aveva la fede grande come questo nostro nonno ultra novantenne, e qualcuno che aveva una fede un pochettino più complessa, un pochettino più tormentata. Gesù accetta tutti e due questi modelli di fede, sia la fede tetragona, sia la fede che ha qualche dubbio. E a questo gruppo che mi rappresenta i due modelli, Gesù affida tutto il Vangelo, perché dice a questo gruppo: andate, fate mie discepoli a tutte le genti. Questo mi sta a dire che esiste una fede bella, che è quella fede delle massime eterne che ogni 3 anni dovevano essere rinnovato perché le consumava. Ed è l'altra fede anche altrettanto bella, perché Gesù l'ha accettata e anche a questo tipo di persone ha affidato la predicazione del Vangelo, che è la fede con punti di domanda. Io probabilmente appartengo piuttosto a questo secondo tipo di persone. Ogni tanto mi sveglio e dico: ma vediamo di leggere questa parola, di capirla, di pregarla, forse ricavo qualche risposta. Ma i punti di domanda a me vengono e mi pare di essere persona equilibrata e normale, mi pare. E poi abbiamo queste altre persone che hanno ricevuto un altro tipo di dono. Nel testo noi ci troviamo di fronte ad un passaggio molto brusco. Una volta che si dice che non si deve mangiare la carne con il sangue, ma il sangue bisogna lasciarlo andare, si passa stranamente al sangue dell'uomo. Questo è il fenomeno che viene chiamato dai francesi mot crochet, parola gancio. Parola che concatena. Dalla vita dell'animale si passa alla vita dell'uomo attraverso la parola sangue. Mentre del sangue dell'animale Dio non chiede conto, cioè della vita dell'animale ucciso,
del sangue dell'uomo, cioè della vita dell'uomo ucciso, Dio chiede conto. E nasce il principio che la vita si paga con la vita. Siamo alla linea 116. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. È tremendo. Però teniamo presente che questo è il comandamento che nasce dopo la depravazione di Lamech. Ucciderò un giovane per una mia scalfitura e un uomo per un mio livido. Se la morte di Caino viene vendicata 7 volte, la morte di Lamech verrà vendicata 70 volte. Ci siamo fuori da ogni criterio di giustizia. Questo tipo dunque di comandamento che voi trovate, la linea 116-117, è il primo gradino che fa uscire l'uomo dalla prevaricazione. È il primo passo pedagogico che Dio fa compiere all'umanità perché non ci sia la legge del più forte nei confronti del più debole. Siamo ancora in una situazione molto immatura, però è senz'altro un passo più avanti rispetto alla legge di Lamech. Voi ricorderete che poi Dio ripeterà questo concetto al capitolo 21 dell'Esodo, istituendo la legge del talione. Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, piede per piede, bruciatura per bruciatura. Poi al capitolo 32 del Deuteronomio, quando gli ebrei hanno finito il ciclo, diciamo così, dell'Esodo, stanno per entrare nella terra promessa, Dio dice: arriverà il momento in cui capirete che io sono colui che vendica le cose, non voi. Mia è la vendetta, non vostra. E ci sono corsi millenni per capire questa cosa qui. Ancora noi oggi non riusciamo a comprenderla del tutto, dopo 3 millenni che Dio ha detto: non vendicatevi, lasciate a me, che ricompongo io la giustizia, diciamo così, alterata dalla cattiveria dell'uomo. Pazienza. Arriviamo velocemente alla fine. Dio, dopo il diluvio, stabilisce un'alleanza unilaterale con Noè e con tutta l'umanità, cioè un'alleanza dove l'uomo ha solo diritto di ricevere, non ha nessun dovere di dare qualcosa. Segno, chiamiamolo così, cosmico di questa alleanza sarebbe l'arcobaleno. L'arcobaleno viene visto dal mondo ebraico come un elemento cosmico, quindi anche abbastanza elementare se volete, ma che garantisce qualcosa. È l'arco di guerra di Dio appeso. Un arco di guerra appeso non fa male a nessuno. Ogni volta dunque che si vede questo arcobaleno, per il mondo biblico è una specie di garanzia che Dio non entrerà più in conflitto con l'uomo, perché la competizione tra Dio e l'uomo vedrà sempre Dio vincitore. E allora è inutile mettersi in questo atteggiamento, né l'uomo contro Dio, né Dio contro l'uomo. E Dio promette a se stesso, all'umanità, che non entrerà più in conflitto con l'umanità attraverso il diluvio. Quindi questo teom, queste grandi caterate del cielo, sono sigillate per sempre. Cioè non esiste più questo castigo. È un criterio molto importante che noi troveremo sviluppato nel libro della Sapienza, dove si pone il problema se Dio può castigare o no. E la conclusione, è già parecchie volte che lo diciamo, è sì, può castigare,
ma solo con la fine, con l'obiettivo di correggere, mai di punire. E di conseguenza Dio non può castigare fino alla morte. Non può dunque porre la morte come elemento di castigo, perché il morto non si corregge. E quindi all'interno un castigo di Dio, come molto spesso in certe preghiere, per esempio, anche delle massime eterne si trova. La morte è un'eredità del peccato delle origini, cioè un qualche cosa che ci siamo creati noi fondamentalmente. Infatti il libro della Sapienza dice che Dio gode della vita. E non solo, niente di tutto ciò che esiste esisterebbe se Dio non l'avesse già amato prima che esistesse. Se una realtà esiste è già amata da Dio. Anche una persona non battezzata è amata da Dio come me. Il criterio di fondo è che se una realtà esiste, per quanto cattiva sia, Dio la ama, perché se non l'amasse non esisterebbe. Provate a tirare le conclusioni più gravi di questa affermazione. Il peccatore, per quanto peccatore sia, è comunque amato da Dio. E il demonio, per quanto sia il nemico giurato assoluto di Dio, anche lui è amato da Dio, nonostante tutto. Adesso, all'interno di questa logica, forse Dio riusciamo a capirlo meglio. Se mi permettete ancora un minutino velocissimo, ma proprio a volo di rondine, che valore ha lasciamo i postumi, perché i postumi sono la giustificazione del perché all'epoca davidico-salomonica gli ebrei erano alleati degli ittiti. Gli ittiti sarebbero figli di Yafet. Gli ebrei sono figli invece di Sem. Come mai i figli di Sem vanno d'accordo con i figli di Yafet? Perché Sem e Yafet erano fratelli ed erano della stessa indole buona, perché hanno aiutato il papà ubriaco. Perché i cananei, quegli accidenti, sono così rompi coccodrilli? Perché sono discendenti di Cam, il quale era un rompi coccodrilli. Mi sono spiegato? Ecco, è un dato eziologico per spiegare le situazioni storiche. Ci chiediamo a livello teologico che valore abbia il diluvio in questo racconto. Io lì ho sistemato velocemente una serie di brevi riflessioni. Il diluvio è il castigo per il peccato, punto. Questo è il primo dato. Secondo, il diluvio è separazione fra quello che era il mondo originario della creazione e il mondo in cui viviamo noi. Il mondo in cui viviamo noi non è più il mondo delle origini, punto. Tra il mondo delle origini e noi è successo qualcosa. C'è un iato, c'è un distacco. Terzo, il diluvio ha anche la capacità di purificare dal peccato. E lì avevo messo questi due testi della letteratura petrina per riflettere un po', ma sono già le 11:04, è meglio che questa riflessione la chiudiamo qui. E casomai ci vediamo fra un mese e ripartiamo da questo punto.